Buonasera a tutte e a tutti e diamo avvio a questo seminario di studi sull'esodo e sulla frontiera adriatica, nel corso del quale vi sarà la presentazione del libro di Enrico Miletto, Le due Marie, vite sulla frontiera orientale d'Italia, che è inserito all'interno della 19ª edizione del Giorno del Ricordo, che ha il sostegno e la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, e di una serie di enti e associazioni, a partire dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Fondazione Vera Nocentini, il Museo della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, l'AMPI, e il Polo del Novecento, unitamente all'Istituto della Resistenza, di cui faccio parte. Io mi chiamo Riccardo Marchis, e questa è in realtà, per chi vi parla, la 20ª edizione del Giorno del Ricordo, perché assieme alla NVGD, già un anno prima che la legge entrasse in funzione, demmo inizio a delle attività che ci condussero a degli scambi con le scuole dell'Istria, di Rovigno e di Pola, con le scuole di Torino, per sviluppare dei percorsi tra storia e memoria che riempissero di parole e di significati una pagina bianca o nera della storia italiana, viceversa di estrema importanza nel lungo dopoguerra, sia per il nostro paese sia per l'intero continente europeo, perché il tema degli spostamenti forzati di popolazione caratterizzò e insanguinò terre che vanno dal Mare del Nord fino all'Adriatico per quegli difficili anni, segnati ancora dai linguaggi della guerra, di una guerra scatenata dai fascismi e che costò all'Italia, ma in particolare alle popolazioni dell'Istro-Venete, un esodo senza ritorno. Questo tipo di iniziativa in realtà si è caratterizzata negli anni come un momento di produzione e di comunicazione di strumenti, in particolare per il mondo scuola, per consentire lo sviluppo di percorsi di studio dalle parole pacate e meditate, tipiche della ricerca e della scuola, lontano dall'imperversare delle polemiche che ogni anno inutilmente hanno caratterizzato la celebrazione di questa giornata. Ho voluto guardare, nel preparare questa mia piccolissima introduzione, le attività che sono state condotte in questi 10 anni, con l'aiuto di soggetti e di enti che si sono alternati a fianco di quelli che ho nominato prima a sviluppare con noi queste iniziative di studio. Ebbene, sono chiavi di entrata differenti a queste tematiche che hanno certamente storia e memoria al loro centro, ma che si nutrono anche di linguaggi differenti. Dalla letteratura al cinema, tanto per dire. E in pochi anni, per esempio, sono state riproposte, anche grazie all'attività del Museo Nazionale del Cinema, della NCR e della Fondazione Vera Nocentini, direi l'intera filmografia italiana sull'esodo, un'esile filmografia. Se voi avete presente, sicuramente l'avete presente tutti voi, quella stagione irripetibile del cinema italiano, del neorealismo. Ogni anno centinaia di titoli popolavano le sale dei nostri cinema e svolgevano un ruolo culturale importante. 5, forse 6 sono le pellicole che tra il 49 e il 54 hanno avuto come oggetto questa triste pagina di storia italiana. Abbiamo prodotto dei documentari valorizzando il patrimonio inestimabile dell'Istituto Luce, e grazie anche agli studi di Enrico Miletto, 2 di questi prodotti sono ancora in giro per l'Italia anche in questi momenti, proprio perché ci sono costantemente richiesti. L'ultimo è del 2017, La città vuota, che voleva ricordare a 70 anni l'esodo da Pola. E poi dei seminari di studio, con la collaborazione fondamentale dell'ufficio scolastico e anche del Consiglio regionale. Vedo qua in prima fila il presidente dell'AMPI, in allora nel 2018 al Consiglio regionale, che sostenne questa iniziativa di studio che era di comparazione degli esodi del lungo dopoguerra,
e che ci mise nella condizione di allungare lo sguardo fino agli esiti che stanno, esodi che stanno insanguinando il nostro mondo. E questo fu un momento importante perché venne accompagnato dalla uscita di pubblicazioni su questi temi, così come con l'aiuto dell'Università di Torino e dell'Istituto di Germanistica e del Dipartimento di Lingue, per 2 anni abbiamo operato una comparazione tra 2 diversi esodi coevi, quello della Prussia settentrionale, quindi dei tedeschi, nel corso dello stesso turno di anni in cui toccò agli stroveneti di lasciare le loro terre, e l'esodo giuliano dalmata. E poi una miriade di studi storiografici che hanno avuto molto spesso come autore il nostro amico Enrico Miletto, che ci sta abituando in una maniera singolare ogni anno a una nuova uscita. Adesso chiederemo a lui, adesso dice che basta, non si sa, ma noi speriamo che tu invece voglia continuare. E questa volta la chiave d'entrata è diversa, è una potente chiave storiografica di una forma della storiografia potentissima, che è quella delle biografie, che getta luce sia sui contesti all'interno del quale operano e vivono i soggetti biografati, e contemporaneamente riescono a dare, come dire, una facilità di lettura diversa ai fenomeni che sono stati al centro di quelle vite. Allora, io credo che questa sia una strada la più feconda che è possibile percorrere per fare in modo che la scuola dia una stabile attenzione al tema che stiamo trattando in questo pomeriggio, per reintegrare la memoria dell'esodo all'interno della memoria collettiva. E credo che offrire degli strumenti come parte di un laboratorio della contemporaneità sia una cosa fondamentale. Proprio ieri c'è stato online, ma diciamo qua a Torino, un seminario di presentazione delle linee guida per la didattica della frontiera adriatica, prodotte dal Ministero dell'Istruzione, e in quella prefazione si può leggere che le linee guida sono state pensate per favorire la comprensione di accadimenti a noi più vicini, per educare al dialogo e al rispetto dello sguardo dell'altro, perché è proprio su questo che ci stiamo interrogando, come riammettere lo sguardo dell'altro sulle rispettive storie, che sono anche inconciliabili, così come le memorie, ma che richiedono un ascolto e un'apertura. E io credo che, finisco subito perché so anche che abbiamo dei tempi contingentati, questo tema ha una sua profondità che credo possa essere riassunta molto bene dalle parole di Raul Pupo, uno dei maggiori studiosi dell'esodo, che in un suo libro dedicato a Trieste, Trieste 1945 del 2020, diceva che solo in apparenza si tratta di questioni circoscritte ad un'area periferica del continente, perché i temi che esse propongono con estrema durezza, e cioè quelli relativi alla integrazione delle diversità, costituiscono uno dei principali noccioli problematici della storia europea che ci attende e che tutti i giorni non cessa di porci sotto gli occhi la necessità di questo sguardo. Allora, nel pomeriggio di oggi avremo graditissimi saluti del Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, nonché Vicepresidente del Consiglio regionale, Daniele Valle, che dovrà lasciarci tra breve perché oggi è una giornata di intensi impegni ed è giusto che così sia così, e seguiranno i saluti per noi essenziali di Antonio Vatta, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e il Comitato di Torino. E poi a nome di tutti gli organizzatori di questa iniziativa daranno il loro saluto Emiliano Paoletti, direttore del Polo del Novecento, e Nino Boeti, presidente dell'ANPI. Prego, presidente. Credo che sia aperto. C'è un fischio, perché forse uno è acceso. E l'altro è spento. Vengo io. È andato. Prova. Il
microfono l'abbiamo cambiato, ma il fischio resta. Esatto, ci abbiamo provato. Grazie a voi dell'occasione che mi date di portarvi il saluto del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e del Consiglio regionale, naturalmente. E come anticipato vi chiedo scusa, ma alle 18 c'è un'iniziativa che sta per cominciare proprio qua di fronte al polo del Novecento, e quindi poi mi sposterò dall'altra parte, però ci tenevo in ogni caso a esserci, perché come Comitato Resistenza molti degli inquilini del polo sono nostri partner fondamentali, a partire dall'ANPI, però in particolare con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, non soltanto per quello che riguarda le commemorazioni che ne organizziamo per il giorno del ricordo, e anche iniziative di carattere culturale, di divulgazione, di approfondimento sul tema che organizziamo in questa ricorrenza, ma anche tutte le altre attività che il Comitato porta avanti lungo il corso dell'anno, dedicate in particolare alla storia del Novecento e a come questa sia stata la linfa, il terreno, diciamo, in cui si è sviluppato il ragionamento che poi ha portato all'adozione della nostra bella carta costituzionale. Io voglio iniziare con una citazione. Mi si sente ancora? Sì. Con una citazione del presidente Mattarella che abbiamo condiviso proprio un paio di ore fa, quando abbiamo fatto la commemorazione ufficiale in Sala Rossa del giorno del ricordo. Il presidente Mattarella, riguardo la tragedia che tutti conoscete, che ha investito quelle terre, ha detto: è un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente. I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Ed è proprio per questo che il legislatore 20 anni fa ha inteso individuare una giornata dedicata a una sciagura che troppo spesso è stata ignorata, dimenticata nella nostra storia, anche nella formazione rivolta alle nostre giovani generazioni, e che poi, bisogna anche dire, spesso è stata invece occasione di strumentalizzazioni, di polemiche, spesso di parte e spesso, diciamo, fuori luogo, come tutte le strumentalizzazioni. Allora, questi momenti servono alla nostra comunità nazionale per approfondire e contestualizzare quegli avvenimenti nel momento storico in cui si sono svolti. Le radici delle persecuzioni e di quella grande spinta alla popolazione italiana ad abbandonare quelle terre affondano le radici negli anni precedenti, quando furono gli italiani a occupare e cercare di italianizzare quelle terre, a perseguitare gli slavi, a imporre la dittatura fascista, a caratterizzarsi per violenze e oppressioni. E allo stesso modo non possiamo dimenticare che pochi anni dopo fu il regime jugoslavo, il regime titino, a fare altrettanto e a creare le condizioni per rendere impossibile, irrespirabile l'aria di quelle terre e spingere centinaia di migliaia di italiani a lasciare le terre che da sempre erano la loro casa. Una violenza non giustifica l'altra, una violenza non è pari all'altra, necessitano di essere raccontate entrambe e conosciute entrambe, proprio perché una non può essere giustificazione dell'altra. Invece spesso nel dibattito pubblico, politico e non solo, ma lo sapete meglio di me, c'è chi ha voluto giustificare le violenze jugoslave con quello che era capitato prima, ed è ovviamente qualcosa da respingere al mittente, così come c'è chi ha voluto mettere due tragedie sul piatto della bilancia misurandole coi numeri, ma non è quella neanche la cifra con cui si può ragionare, non sono i numeri assoluti quelli che contano. Noi quello che dobbiamo fare invece è conoscerle, raccontarle, perché solo da una conoscenza completa, no, possiamo ricostruire una via per stare insieme noi e i nostri vicini e fare giustizia, rendere giustizia a chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle, dovendo abbandonare i propri affetti, le proprie terre, le proprie case, i propri averi, no? Senza poterli rivedere se non da ospite, se non da quasi estraneo.
È possibile costruire una memoria che sia davvero condivisa di quello che è capitato? Allora qui approfitto di una seconda citazione di qualcuno più bravo di me, lo storico Gianni Oliva, che diceva, che scriveva poco tempo fa proprio a questo proposito: il profugo italiano non dimenticherà mai gli infoibamenti e le masserizie di casa ammucchiate in un magazzino a Trieste. E allo stesso modo il cittadino croato non dimenticherà mai le fucilazioni sommarie e i villaggi bruciati dal generale Roatta. Ogni comunità, e aggiungo io ciascuno di noi, ha la sua memoria, ed è illusorio pensare a memorie condivise, perché ciascuno di noi, no, si porta dietro il proprio vissuto e quello che ha vissuto sulla sua pelle. E quel che però va fatto, e va fatto a partire da noi, dalle istituzioni, dalle istituzioni culturali e associative che qua sono così ben rappresentate, è costruire memorie che non si negano l'una con l'altra, ma che si riconoscono reciprocamente per rendere più intellegibile il passato. Il libro di cui parliamo questa sera ha anche proprio questo merito, cioè quello di partire da due storie piccole, no? Che non fanno parte della grande storia, due storie opposte, no? Che vivono quel periodo e quel territorio da due visioni politiche e completamente contrapposte fra di loro, ma che ci aiutano a entrare nella mentalità e nello spirito di quel particolare momento storico. Nel 2025 Gorizia e Nuova Gorica saranno insieme capitale della cultura europea, no? Così come qualche anno fa, vi ricorderete, il presidente Mattarella ha commemorato il giorno del ricordo insieme al presidente sloveno, tenendosi per mano e osservando un lungo momento di silenzio. Questo è quello che mi piacerebbe che potessimo costruire insieme con questi momenti di approfondimento e di commemorazione. Cioè fare di quel terreno, che è stato un terreno di scontro, un terreno invece di incontro, di costruzione dell'Unione Europea e dell'inclusione tra le nazioni, di reciproco riconoscimento nella pace e nella democrazia, ed è questo l'augurio che faccio a tutti noi questa sera. Grazie. Grazie. Se volete accomodarvi, Antonio, e vieni, Antonio, e anche Emiliano, se vuoi dire. Ecco, la parola allora ad Antonio Varda. Grazie. Buonasera a tutti, scusate la mia cedina un pochettino, ma oggi ho preso troppo freddo all'aperto. Volevo collegarmi appunto un attimino sul discorso che ha fatto il presidente Valle. Gorica e Gorizia. Voglio ricordare che il sindaco di Gorizia è un esule, Ziberna, era anche presidente della NVGD e della Federa Esuli. Allora vedete che noi siamo per la pace, per i buoni rapporti con la gente. E di lì, diciamo, siamo molto orgogliosi di avere un sindaco che è stato eletto la seconda volta, che è eletto, vuol dire che ha lavorato bene, se è arrivato dove è arrivato vuol dire che diciamo, il nostro pensare dall'altra parte non è mai stato un odio, non è odio, i rapporti nostri sono stati, diciamo, dei nazionalismi sono stati rotti, diciamo, quello che hanno prodotto. Poi adesso non sto qui a ricordare chi ha vinto, chi ha perso, chi era più bravo, chi era più cattivo. In questa situazione erano cattivi tutti quanti, sono cattivi tutti quanti, e chi hanno pagato i buoni, cioè i buoni italiani, che come al solito pagano sempre. Questo per ricordare, diciamo, il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare. Poi mi volevo ricollegare il dottor Marcis, che ha detto che noi 19 anni fa abbiamo avuto, ecco, noi abbiamo aperto la strada al Schengen e quindi oggi siamo arrivati. Il nostro progetto era quello, abbiamo cominciato da lì, non si parlava. Le nostre associazioni, qui lo dico, qui lo nego perché insomma, facendo parte dell'associazione, erano contrarie di questo legame con i rimasti.
Noi come associazione di Torino siamo stati forse i primi che hanno fatto un pullman, siamo andati a visitare 14-15 comunità in Istria, abbiamo visitato tutta, poi siamo andati un anno dopo, siamo andati in Dalmazia per vedere come vivono e cosa hanno provato. E io ho visto che forse hanno provato le cose più peggiori di noi, perché noi siamo venuti, diciamo, in Italia, abbiamo avuto un'accoglienza fascisti e di là la stessa cosa gli diceva che erano fascisti quelli che sono rimasti. Quindi questo è il discorso, diciamo, che ci riporta sempre ai buoni e ai cattivi. Per chiudere questo breve mio discorso, perché la voce mi sta andando via, diciamo, il giorno del ricordo. Io sono 19 anni che, diciamo, faccio questo giorno del ricordo, quindi non è per dire che sono allora anziano, che sono vecchio. E gli dico, e abbiamo sempre detto le stesse cose, abbiamo sempre cercato di parlare alla gente come siamo fatti noi, di che pasta siamo fatti. Ecco, questa è la nostra storia, questa è la nostra tolleranza del diverso. Noi l'abbiamo sempre avuta, ce l'abbiamo ancora oggi, perché ancora oggi non si tollera uno che viene da lontano, dall'altra parte. Sì, noi ci siamo rimboccati le maniche, perché la nostra cultura era quella. Non è che sono andati via i grandi proprietari terrieri, no? Come l'Unità nel 1947 aveva scritto a Torino, Santo Sesi, a Porta Nuova. Ecco, noi non eravamo grandi proprietari, né terrieri né altro, eravamo commercianti, contadini, operai, ecco, quelli eravamo noi, e quelli siamo rimasti anche quando siamo venuti qua. Chi erano i grandi proprietari? Erano quelli, i gerarchi, che si sono impadroniti delle terre dei più poveri, perché voi dovete pensare che sotto l'Austria il modo di pagare, scusate se io salto un po' a macchia di leopardo, erano abituati a pagare le tasse che andavano dall'esattore e gli chiedeva al contadino cosa hai da dichiarare, e 200 quintali di questo, 200 quintali di quello, gli scriveva, va bene, devi pagare tanto, va bene. Cambiata, è venuto il Regno d'Italia, e allora l'esattore, cosa 200 kg di grano, 200 kg saranno 250, no? E così. Mentre noi eravamo onesti e si denunciava quello che era la verità. E allora lì ha cominciato a aumentare le tasse, il contadino ha cominciato a perdere le terre, ecco, qualcuno si arricchiva di queste terre. Ecco, di questo non si parla mai, non ho mai sentito parlare nessuno, però questa è la realtà che era tra l'Austria. Voglio raccontare che mio papà a 17 anni, quando è arrivato all'Italia, diciamo in Dalmazia, è andato sul Pennone a tirare giù la bandiera italiana, perché qualcuno ha detto che se si faceva un referendum la maggior parte avrebbe votato per l'Austria, perché anche se erano duri e tutto, ma c'era un altro modo di vivere, un altro modo di, come ho già spiegato, solo delle tasse. Allora, se noi siamo venuti via solo perché eravamo italiani, non sono state le foibe che ci hanno fatto andare via, perché se non ci hanno fatto paura gli austriaci per 120 anni, se non ci hanno fatto paura i veneziani per 500 anni, ma diciamo un'altra dittatura non la potevamo sopportare. Questa dittatura non era, non so se quella fascista era più morbida con noi che eravamo dall'altra parte, forse erano più teneri, più,
non so come spiegarmi questa cosa, però è sempre una dittatura. Quindi il contadino non era più padrone della propria terra, non poteva disporre del suo campo, veniva requisito tutto, e mancava quello, mancava la libertà. E poi si dice che non si poteva parlare l'italiano, ma io aggiungo, sotto il fascio non si poteva parlare neanche lo slavo, se lo parlava in casa, non in luogo pubblico, tanti che dicono, ma non si poteva parlare, se poteva parlare italiano. Sì, ma sotto il fascismo non ti potevi parlare neanche il croato, noi se lo parlavamo in casa, o nelle stalle si parlava. E allora vedete che le dittature sono sempre dittature e portano sempre a queste tragedie. E ancora oggi succedono queste tragedie. Ascoltando una trasmissione un giorno, adesso sulla Ucraina, questi ragazzi hanno bisogno di psicologi e di cose altre, perché sta tragedia così. Noi non abbiamo mai avuto un psicologo. Come siamo sopravvissuti? Come mai non abbiamo dato di testa, non siamo diventati matti? Abbiamo vissuto senza psicologi, perché avevamo i nostri genitori che avevano vissuto e avevano una cultura diversa, che ci hanno insegnato come si deve vivere e che bisogna rispettare gli altri. Noi si cantava anche una canzone, che questo non mi metto a cantare perché non c'ho la voce, e dice che per essere rispettati bisogna rispettare. Questo era i vecchi che ci dicevano. Le ciacole gadito, quindi si capisce, no? Le chiacchiere hanno detto, fritole con le chiacchiere non si fanno, ognuno il suo partito sarà quel che sarà, diciamo. Questo era il nostro voto sotto l'Austria, e la gente cantava questo. Potrei cantarla, ma non la voglio cantare, voglio attenuarvi. Se ti torna la voce ti ridiamo. Però l'abbiamo sempre cantata, perché i nostri anziani ce l'hanno insegnato, e ci hanno insegnato tante cose. E noi, quando siamo venuti per il mondo a girare, diciamo, io ho fatto 12 anni di campi profughi, ho fatto da Zara a Fiume, Trieste, Udine, Padova, Mantova e Torino, non abbiamo mai bruciato il suolo, materassi, ma non c'eravamo neanche i materassi, dormivamo per terra sulla paglia, anche mi ricordo a Padova, diciamo, non abbiamo mai rotto niente nei campi, non abbiamo abbiamo però una volta fatto a Mantova, mi ricordo che abbiamo fatto una grande protesta. Voi direte, avete spagato tutto? No, abbiamo cantato. Avevamo dei musicisti, due zaratini violinisti, e poi c'era uno di Pola che suonava al piano, e hanno composto sulla romanza della capinera, che chi è giovane non sa cos'è la capinera, laggiù nell'Arizona, una romanza che l'abbiamo cantata davanti alla direzione. Ma perché dico questo? Perché ci volevano mandare a Catania. E abbiamo detto, ma da Pola, da Zara, da Fiume andare fino a Catania è un po' troppo lunga, adesso basta. Abbiamo cantato tutta la notte questa canzone da un padiglione all'altro. Dopo due giorni è venuto l'ordine che non si andava più a Catania, che ognuno poteva scegliere la città dove voleva andare, cioè nel centro in raccolta proprio. Io me la ricordo tutta la canzone. No, non mi forzate, ma non la canto. Volevo solo dire le ultime parole che dicono. Siamo venuti qua perché siamo italiani, ma non credevimo mai di essere trattati da cani. E dice, ringraziamo assai il prefetto e la prefettura, ma non scorderemo mai questa bella fregatura. Grazie. Perché noi ci abbiamo creduto, fratelli, io ero a Padova quando diceva, fratelli italiani, venite in Italia, troverete casa, lavoro, una cosa e l'altra. Allora se mi pagavano la mia casa, la quota del 45 che davano 1450 volte il 38 lire, noi ci hanno pagato con 38 lire al metro quadro, se mi davano un milione quella volta di lire,
ci compravamo tutti la casa dove c'erano campi profughi e non c'era niente. Questo non hanno mai capito. Ecco, questa è la fregatura, è stata questa qui. Siamo arrivati qui. E stamattina anche oggi in Sala Rossa l'ho detto. Io sono quasi contento di aver fatto l'esodo, perché ho conosciuto tanta gente. Tutti questi campi profughi, ho avuto tanti amici che poi ci siamo lasciati perché uno andava di qua, uno andava di là. Però i ricordi rimangono. E ogni persona che conosci, sei una brava persona, dico. Qui ci sono tante brave persone, sono contento di avervi conosciuto tutti e di aver conosciuto tutti qui in Piemonte, che ho giocato al pallone, di tutte le squadre. Che c'è. Insomma, è una vita diversa. La gente va a girare il mondo per vedere, per conoscere, e noi senza allontanarci tanto dall'Italia abbiamo avuto questo grande piacere. Ma non mi prendete seriamente, ma è così, diciamo. Grazie. Vi ringrazio tutti, scusate del mio, grazie a te. Del mio piacere. Invece del suo saluto, dei suoi ricordi, e il suo saluto si è trasformato in una testimonianza che è sempre ricchissima. Grazie. E allora al direttore del polo, il dottor Paoletti. Grazie. Mi spiace per mentre proseguiva l'intervento, cercavo di, ecco, forse certo. Qualcosa. Almeno alla locandina siamo arrivati. È arrivato, benvenuti e benvenute a tutte e a tutti. Siamo in questa sala, siamo in questo edificio, Palazzo San Censo. Quest'anno ci prepariamo a ricordare i 20 anni dall'apertura del Museo Diffuso della Resistenza. E questo è un luogo a cui bisogna voler bene non solo per le storie che raccontiamo, ma anche per come ce ne prendiamo cura. Quindi mi spiace molto delle piccole difficoltà di questa conferenza di oggi pomeriggio. Questo, come altri spazi, è uno spazio che ha, come dire, necessita di un aggiornamento, cosa che stiamo facendo. Quindi mi auguro che alle prossime occasioni, diciamo, siamo partiti dalle cose più semplici, abbiamo lavato a mano tutte le poltrone in modo che siano più ospitali di quanto fossero fino a poco tempo fa. Stiamo lavorando su un nuovo impianto audio, perché questo difetto purtroppo non si riesce a risolvere. Mi auguro che alla prossima occasione ci si senta meglio accolti, perché è il minimo, credo, che dobbiamo in occasioni come queste, come in altre che ospitiamo. Mi pare un momento importante, ringrazio anche di avermi chiesto di intervenire, perché uno degli aspetti su cui lavoriamo al Polo del Novecento è quello di continuare a raccontare le storie. Uno dei rischi col passare del tempo è che la storia si asciughi un pochettino, che ne restino solo gli avvenimenti che consideriamo principali o quelli che vengono maggiormente raccontati e trasmessi. Mentre la storia è ricca di tante vicende, e questa è una di quelle importanti da tenere vive. E mi fa molto piacere, appunto, ascoltando l'intervento iniziale, che proseguiamo su un lavoro che ormai è arrivato a quasi 20 anni. In più, devo dire, sono felice di ascoltare poi la voce, la parola dell'autore, perché mi pare che nel tentativo del libro ci sia anche quello di recuperare la dimensione umana, che più ci allontaniamo dagli eventi e dagli avvenimenti, più rischia un pochettino di perdersi, di sbiadirsi, mentre, come ci ha riportato poco fa il Presidente, poi è l'elemento centrale ed essenziale, perché i nostri valori si fondano su esperienze che sono esperienze umane, di persone che l'hanno vissuta e che l'hanno dovuta affrontare in maniera inattesa. Parlava prima dei campi profughi, mi ha acceso un pensiero, perché ieri qui a Torino è inaugurato a Galleria d'Italia la mostra di DJR, grande artista internazionale, è una grandissima mostra evento, ed è un lavoro fatto che lui porta avanti da tanti anni proprio sui campi profughi. Certi numeri non dicono tutto, ma io non li conosco abbastanza. Ieri, leggendo nell'introduzione, diceva: dai dati dell'UNHCR si è superato il numero di 100 milioni di persone residenti nei campi profughi. Questo ci dà la dimensione del mondo in cui viviamo, e quindi mi credo sia ancora una volta un'occasione, se posso dire, essendo arrivato da così poco a Torino, anche di orgoglio di far parte di questa città, perché in un momento come questo essere qui a parlare di questo tema ed avere in contemporanea qualcosa che sul presente, come quello che c'è a Galleria d'Italia, ci aiuta a continuare a riflettere su quella che è
il dramma umano di milioni e milioni di persone di fronte all'esodo e alle proprie vite che vengono totalmente stravolte, mi pare davvero bello, significativo, importante, e ringrazio una volta di più per il messaggio positivo che è stato dato, perché lo dico dall'inizio, abbiamo anche la responsabilità di guardare al futuro non solo con l'idea o con la paura che qualcosa possa ritornare, perché come dimostrano certe vicende, ognuno di noi, ogni generazione che ha affrontato il proprio tempo, l'ha affrontato con l'auspicio e la speranza di qualcosa che venisse dopo migliore per sé e per le persone a cui era legato. E quindi credo che oggi, nel trasmettere tutto questo alle nuove generazioni, abbiamo anche la responsabilità di aiutarle a guardare al tempo che viene una prospettiva che sia una prospettiva in qualsiasi condizione comunque di fiducia e speranza per il tempo che verrà, perché altrimenti neghiamo un futuro che c'è comunque e ci sarà a prescindere da noi, che siamo ormai sufficientemente grandi. Quindi grazie e buon ascolto a tutti di questo importante seminario. Grazie ancora. Grazie molto Giuliano per le cose che hai detto, che aggiornano un poco i temi sui quali noi ci stiamo spendendo, perché per l'appunto la condizione delle displaced people di questo presente richiede un aggiornamento anche dei concetti in base ai quali noi tentiamo di intervenire. Molti di quei milioni di cui tu hai parlato non sono riconosciuti come profughi, perché sono interni al paese all'interno del quale sono scoppiate guerre civili sanguinose e che non danno salvezza ai cittadini, ai civili, perché questa è una lezione del Novecento: la guerra ai civili è divenuto l'elemento centrale di ogni conflitto, e in questo nuovo millennio questo si sta tragicamente riconfermando. La parola al presidente Boeti. Siamo già entrati nel merito dei discorsi, con i vostri saluti. Buonasera a tutti, ringrazio Marchis per aver voluto coinvolgere anche l'ANPI, ma già l'anno scorso l'ANPI era presente in questo momento di riflessione e di studio. Faccio solo due brevi riflessioni per ora di presentare il libro di Enrico. La prima è che come presidente dell'ANPI sono contento di riaffermare qui, come presidente dell'associazione, il senso di un'amicizia che mi ha legato in questi anni ad Antonio Vatta e alla sua associazione. I fatti non smettono di esistere soltanto perché non vengono cercati e non vengono citati. Quando nel 1961 il presidente Gronchi tenne il discorso del centenario dell'Unità d'Italia, non citò né la Resistenza né le foibe. Quindi è vero che sono passati tanti anni, fino al 2004, prima che questa giornata, in qualche modo, che si potesse fare luce su questa giornata, però per voler essere positivi, intanto ci si è arrivati, e vuol dire che il Paese comunque, anche su queste tragedie che hanno riguardato le nostre comunità, ha fatto progressi importanti. Questa è una tragedia che riguarda l'ANPI, così come riguarda tutto il nostro paese, perché è stata determinata all'inizio, durante il ventennio, nel 1920, la distruzione dell'hotel Balkan a Trieste, che è stato forse il primo segnale che indicava che era cambiata la musica in un posto nel quale vivevano 300.000 clavi, che avevano perso, come diceva Antonio, gli insegnanti, che avevano perso la casa, che avevano dovuto cambiare la lingua. E questo è un fatto incontestabile, che inchioda la responsabilità del fascismo. Allo stesso modo è incontestabile il fatto che dopo i partigiani comunisti di Tito hanno usato la stessa violenza che usò il fascismo nei vent'anni precedenti. In un paese normale non si farebbe pari e patta, in un paese normale non si cercherebbe di fare pari e patta, in un paese normale si condannerebbero la violenza e la ferocia di uno prima e dell'altro dopo. Finisco con le parole che mi sono portato dietro, perché il nostro direttore citava, e anche tu Marchis, la questione dei campi profughi. Io voglio sottolineare le parole di Claudio Marchis rispetto al di Carlo Magris rispetto al confine. Sì. Nel suo libro Infinito Viaggiare, nel 2005, ha scritto: alle genti di una riva, quelli della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull'altra sponda.
ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all'altra fino a non sapere più bene da quale parte in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo. Dov'è la frontiera? Chiede Saramago sul confine tra Spagna e Portogallo ai pesci che nello stesso fiume nuotano a seconda che guizzino vicino ad una sponda o vicino all'altra. Qual è la frontiera oggi? Qual è la frontiera tra Ucraina e Russia? Qual è la frontiera tra Israele e la Palestina? Quali sono le infinite frontiere i cui confini vengono affrontati non per guizzare da un paese all'altro, ma per uccidersi? Questo ce lo chiediamo perché a distanza di tanto tempo questo è un problema che nella nostra umanità o nella nostra disumanità esiste ancora. Grazie Antonio, un abbraccio come sempre con l'amicizia di questi anni. Allora, chiamerei non più al tavolo ma a queste poltrone i relatori di questa salutarvi tutti, perché io ma certo, ma figurati, devo correre. È sempre un piacere averti qua. Direttore, grazie. Ciao, ciao, grazie. Un abbraccio da tutta la sala. Dunque, non sarà invece con noi purtroppo Anna Maria Vinci, che ha comunicato di essere, ahi lei, inferma e di non aver potuto raggiungere così la nostra città. Tuttavia noi sappiamo che siamo in ottime mani, nel senso che abbiamo con noi Marcella Filippa, che non solo è direttrice della Fondazione Vera Nocentini, ma è autrice di numerosi saggi storici e biografici, per lei le biografie non sono certamente terra ignota, e in particolare le biografie di donne, perché su questi temi ha speso molti dei suoi studi, e questa defezione, certamente non voluta, della professoressa Vinci ci metterà nella condizione di avere più tempo per ascoltare l'autore delle Due Marie, che qua alla mia destra, a cui noi avremo modo di far arrivare molte domande, perché so che in sala ci sono diversi amici che hanno letto questo libro e che dunque non si faranno mancare l'occasione per intervistare il nostro autore. E quindi io adesso mi taccio, mi metto in ascolto e spero di poter prendere qualche appunto, ma senza tavolo mi viene meno comodo. Infatti qui ho posato gli occhiali, spero che non vai. Marcella. Buonasera a tutti e a tutti, mi fa piacere che siate numerosi, questo conferma l'interesse per il tema che stiamo affrontando, e mi fa particolarmente piacere questa sera presentare l'ultimo libro di Enrico Miletto. Un ardente militante fascista, repubblichina, ossessionata dal nazionalismo al punto che ucciderà Pola, un ufficiale inglese, un'ardente repubblichina ossessionata dalla tragedia delle foibe. A pagina 55 nel libro Enrico cita questa sua ossessione: raccogliere documentazione sulle foibe per salvare la Venezia Giulia, che considerava un baluardo della patria dall'occupazione slava. Lei si chiama Maria Pasquinelli, è un esponente di primo piano del movimento operaio triestino, della lotta partigiana, dirigente comunista negli anni della frattura fra Tito e Stalin. La copertina, che qualcuno di voi ha visto, tra l'altro per chi fosse interessato all'ingresso il libro si vende a una cifra scontata proprio per l'occasione. E qui già la copertina ci dice molto della storia che Enrico ha raccontato. Due donne che non si specchiano ma hanno lo stesso profilo, la stessa acconciatura, una colorata di rosso e una di nero, che ovviamente, tra virgolette, poi lo vedremo, guardano in opposte direzioni.
no? Non si guardano, non si riconoscono, perché rappresentano due storie opposte, agli antipodi, e io dico fra virgolette simbolicamente avversarie. È un libro che narra due storie di confine, del complicato, del complesso, del doloroso, del contraddittorio, della storia contraddittoria e complessa del confine. Prima l'amico Nino parlava di quali frontiere. Ecco, questo libro affronta il tema delle frontiere, forse anche del superamento delle frontiere, di una rappresentazione che almeno in quegli anni era fortemente stereotipata. Dicevo, conosco Enrico da tanti anni, avendo io una certa età, e ho letto, seguito tutto il suo percorso di ricercatore e di valente storico, oramai, lo diceva anche Riccardo prima, oramai riconosciuto come lo storico. Domani a Rai Storia ci sarà Enrico che racconterà insieme a Paolo Mieli la tragedia del confine e della frontiera orientale. Ma questo libro, permettimi di dirti, che fa una sorta di salto rispetto ai precedenti, non solo perché racconta la storia di due donne, come ha detto Riccardo, io sono molto interessata al tema delle biografie al femminile, ma perché prova, ovviamente coniugando, questa è una caratteristica dei lavori di Enrico, la capacità di utilizzare in modo non solo appropriato, ma in maniera molto complessa e articolata le fonti, dalle fonti più tradizionali alle fonti più nuove, come anche più nuove relativamente, come quelle della fotografia. Purtroppo ci sono poche foto di queste due donne, e quindi Enrico prova a condurci, come fanno coloro che sapientemente scrivono libri, attraverso alle immagini, alle immagini di queste due donne. Sappiamo pochissimo di loro, proviamo a ricordarcele, una appena laureata e un'altra più adulta, molto rigida nell'abbigliamento, nella postura, nei capelli, quasi tutti i capelli delle militanti comunisti erano grigie. Il mio capitolo di un libro era senza rossetto, perché c'è un'autorappresentazione della militante comunista che non deve assolutamente, come dire, avvicinarsi alla rappresentazione di una donna, forse, che dal punto di vista del corpo si autorappresenta in maniera differente. Oggi sul Corriere è uscito un paginone che parla del libro, e Vita alla frontiera per comprendere, per capire l'esodo. E credo che queste due vite di frontiera ci permettano di guardare a quei luoghi in maniera anche nuova. Allora, dicevo, la sensibilità dello sguardo, la capacità di utilizzare le fonti e la capacità, che io penso non sempre si espliciti in storici, qui c'è uno storico, un uomo che guarda a due storie al femminile, e le guarda, credo, senza retorica, senza, come dire, pregiudizio, provando a entrare nelle dinamiche esistenziali di queste donne, che per certi versi, e qui forse la prima domanda che faccio a Enrico, hanno degli aspetti di similitudine oltre che di differenza. Sono diverse, una è comunista e un'altra fascista, ma rileggendo proprio per questo incontro oggi un libro interessante che vi suggerisco di vedere, a cento anni dalla marcia su Roma, Mirella Serri, una giornalista editorialista della Stampa,
ha scritto un libro molto interessante. Mussolini ha fatto tanto per le donne. Il titolo è ambivalente, eh? Le radici fasciste del maschilismo italiano che ancora oggi risente di quelle rappresentazioni. Ecco, Mirella Serri elenca e ci presenta tantissime figure, ma di Pasquinelli e di Bernetic sapevamo molto poco. Io ho avuto, e poi davvero lascio parlare Enrico e poi magari riprendiamo altre riflessioni. Io ho avuto la fortuna di avere una grande amicizia, chi mi conosce lo sa, con Giorgina Arian Levi, e con Giorgina nel lontano, credo, 83-84, facemmo un viaggio a Trieste per incontrare e rivedere le sue vecchie amiche. Due grandissime amiche di Giorgina, una Laura Weiss, nipote di uno psicanalista ebreo, potete capire dal cognome, allievo di Freud. Laura Weiss è stata a lungo la segretaria di un'altra figura, come dire, leggendaria ma fortemente ambivalente, come Vitali, e un'altra donna che andammo a trovare, molto anziana, con proprio i capelli raccolti alla maniera di un tempo, in una cucina piccolissima e molto modesta, che si chiamava appunto Maria Bernetic. Quindi Maria l'ho conosciuta, e in un pomeriggio in cui prendemmo il tè insieme, lo sa bene Enrico, mi raccontò alcuni pezzi della sua storia, dicendomi: non devi registrarla, è una storia molto dolorosa, che in parte forse Enrico riprende. È una storia dolorosa delle scelte che le donne di quelle generazioni in qualche modo sono state costrette a fare. Chissà, forse anche Pasquinelli, questo non lo sappiamo, ma la scelta di Maria è stata una scelta dolorosissima. Oggi Bernetic non c'è più e credo che forse possiamo dirlo senza pruderie, ma anche con, come dire, un racconto doloroso. Maria è costretta, perché in carcere, più volte sarà in carcere, in esilio, una vita in fuga, a fare una scelta dolorosissima, a rinunciare al figlio che portava in grembo, perché molte dirigenti comuniste, ma non solo, sono costrette a fare una scelta dolorosa. In qualche modo lo farà anche Giorgina Levi molti anni dopo. E Maria, nell'età avanzata, non si può perdonare quella scelta dolorosa, quella scelta che in qualche modo il partito a cui lei è rimasta fedele, anzi forse Enrico fin troppo fedele, per decisamente fin troppo fedele, gli ha imposto, perché il partito era anche, rispetto alle scelte personali, affettive, amorose, esistenziali, entrava, c'è quel film che è stato citato l'altra sera ancora una volta da Augias, che ci raccontava in maniera molto interessante Berlino, Le vite degli altri. Era molto presente sul modello interventista delle vite degli altri. Allora, la prima domanda, Enrico, quanto sono diverse ma quanto sono simili le due fasciste e la donna comunista? Allora, ti funziona? Sì, vai. Se no ti do. Si sente? Se è verde, sì. No, non mi niente. Vabbè, il bello della diretta. Allora, ecco, funziona. Adesso c'è. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti. Insomma, prima di rispondere alla domanda di Marcella, che ringrazio moltissimo per le belle parole che ha speso per questo libro. Ecco, permettetemi veramente anche di ringraziare. Io sono molto contento di essere qua, veramente, perché è c'è un rapporto che va davvero oltre il rapporto professionale con,
con questo luogo e soprattutto con, insomma, con Riccardo, con Marcella, gli istituti, insomma, quindi sono veramente contento di aver avuto l'opportunità di presentare qui questo libro. Che è un libro, appunto, Marcella lo ha già detto, un libro, poi rispondo, è molto, molto diverso da quelli che ho scritto prima. Devo dire che non so neanche perché mi è venuto in mente di scriverlo, cioè, nel senso che oggettivamente può essere una, passatemi il termine, un po' una follia, perché abbiamo due donne, una diversa dall'altra, che non c'entrano nulla, in realtà sì, però come dire, a prima vista, ecco, però quando io ho visto, sono andato a vedere l'archivio di Maria Pasquinelli, che è stato un po' il passaggio preliminare, no, che mi ha consentito di provare a ragionare su questo progetto, perché è un archivio ricchissimo, un archivio che è stato aperto da poco tempo, e soprattutto aveva conservato una mole di documentazione che veramente si incrociava con tutta una serie di snodi che vengono, insomma, con tutta una serie di snodi sulla frontiera orientale. Dall'altra parte lo stesso disco, naturalmente un materiale che va codificato, ma questo sarà san dire, insomma, perché c'è una forte, cioè proprio senza filtro, insomma, c'è una forte spinta ideologica, eccetera. Ma la stessa cosa, la stessa ricchezza l'ho trovata poi nell'archivio di Maria Bernetici, che in realtà io avevo già conosciuto, tra virgolette, perché mi ero occupato un po' di comunismo adriatico in una delle mie ricerche, mi ero occupato di Vittorio Vidali, e naturalmente poi vedremo anche questo passaggio, lei era presente, però era stata, diciamo, una figura appena sfiorata. E invece, appunto, l'idea di provare a raccontare queste due donne attraverso quello sguardo di queste due donne alcuni aspetti della frontiera, ma io direi non solo della frontiera, anche di altri elementi della storia italiana, perché Maria Pasquinelli, chi era? Una fascista. E quindi abbiamo tutto il percorso di formazione che accompagna Maria Pasquinelli, che peraltro è una donna che arriva da una famiglia cattolica, ma del cattolicesimo sociale, quindi suo padre, ad esempio a Bergamo c'è via Archimede Pasquinelli, perché suo padre era un dirigente dell'Unione Cattolica, dirige dei quotidiani, quindi ha una formazione particolare. E poi l'ho seguita all'interno di tutto il suo percorso politico, poi ci arriviamo, ecco, diciamo che lei, Marcella, adesso cos'è che le unisce e che le divide? Secondo me le unisce e le divide l'ideale, l'ideologia, è questa roba qua che le unisce e le divide, diversa, differente, ma è un collante che le accompagna per tutta la loro esistenza. Cioè Maria Pasquinelli scrive più volte, adesso vi cito un passaggio, ho amato il fascismo più di un'altra cosa, per l'idea che poteva essere una forza per la patria. Quindi già queste sono parole, come dire, abbastanza indicative. Ebbene, dall'altra parte Maria Bernetti ci dice che per lei il partito è stata la pupilla dei miei occhi, e quindi anche questo è un passaggio molto interessante. Quindi l'ideologia le unisce e le divide, ma attraverso l'ideologia noi riusciamo a arrivare, questo credo sia un passaggio, tu anche hai detto sulla Pasquinelli, cioè sappiamo poco, è vero, perché allora, diciamo che tra le due chi studia, no, un po' i miei temi, insomma forse anche non solo i miei temi, la Pasquinelli è quella un po' più nota, perché tendenzialmente lei poi è un omicida, ecco, questo, diciamoci, come dire, sottolineiamo questo aspetto, nel senso che lei poi uccide questo, proprio, come dire, progetta poi l'omicidio di De Winton, ed è quella che, come dire, è più nota tendenzialmente per questo. L'altra, curiosamente, lo è meno, ma l'altra anche ha un passaggio importante, lei diventa poi negli anni 60, nel 64, la prima deputata slovena della Repubblica, e si impegnerà tantissimo per la tutela di quella che è diventata la minoranza slovena. A tal punto, Enrico, che lei parlerà slavo, cioè e lei prima... la interrompono, esatto. Le chiedono alla Camera di parlare in italiano. Esatto. Certo. Lei parlava slavo, sì, sì, lei la conosce allora. Presidente della Camera, sì. Leone. Presidente della Leone. Camera Leone le dice: no, adesso parli anche Paglietta, devo dire, che poi la redarguisce. No, vabbè. Comunque, no, quindi questo è un primo aspetto, secondo me. Cioè, l'idea
l'ideale, l'ideologia che le unisce e le divide, un'ideologia completamente diversa, ma quello che io ho trovato, cioè credo che sia anche uno spunto, no, per riflettere, è che attraverso l'ideologia noi riusciamo a capire quelli che sono tutti i loro processi, percorsi di formazione, gli ambienti, i magma che ne influenzano poi in maniera decisa e devo dire anche decisiva le loro scelte. Parlo della Pasquinelli, ad esempio. La Pasquinelli frequenta la scuola di mistica fascista, è l'unica donna a frequentarlo. Che cos'è la scuola di mistica fascista? È di fatto l'organismo che doveva plasmare, no, la nuova classe dirigente, diventa però proprio, va un po' sopra, cioè diventa quasi un'adesione fideistica la sua. E quindi questo è un aspetto che l'accompagnerà per sempre. E dall'altra parte abbiamo la Maria Bernetti, che se noi andiamo veramente a vedere quella che è la sua formazione, vediamo proprio la formazione di una militante slovena che nasce a San Giacomo, quindi San Giacomina, come amava definirsi, autodefinirsi. Nata e vissuta tutta la vita. Nata e vissuta tutta la vita a San Giacomo, che è il quartiere sloveno di Trieste, a forte maggioranza operaia. Tra l'altro anche qui vedete la frontiera come si mischia, perché poi nel libro ci sono le descrizioni che di San Giacomo vengono date dal Piccolo nel 1921-22. Piccolo era proprio il giornale della borghesia italiana triestina, che descrive San Giacomo come un ricettacolo di comunisti, diabolico quasi. Ecco, quindi attraverso questi passaggi, poi lei da lì, San Giacomo è il quartiere in cui ci sarà in cui il socialismo triestino pone le sue basi, da lì poi lei aderirà al Partito Comunista d'Italia e comincerà poi la sua storia. Posso ancora farti una domanda? Certo, poi sì, magari no. Lascio anche a Riccardo. Allora, come vedete, come dire, la capacità di uno storico di guardare e di rompere anche delle rappresentazioni stereotipate, di trovare uno sguardo, una sorta di specchio. C'è un altro aspetto che hai già in parte anticipato, ma che mi ha suggerito un altro libro che ho letto in questo periodo, che mi ha fatto riflettere pur nella sua forse adesione troppo. Talvolta ci sono studiosi, o in questo caso giornalisti, che, come dire, nel corso della loro esistenza ripensano e catapultano tutte le loro visioni precedenti. Mi riferisco a Ritan Armeni, che oramai sta scrivendo libri che in qualche modo uno può cambiare nella vita, ma ribaltano tutta la sua visione del mondo precedente. E in un romanzo, l'ultimo romanzo che ha scritto, che si intitola Mara, racconta, come dire, la storia di questa ragazza, di questa poi giovane donna, fascista fino all'osso, e la racconta però rompendo forse fin troppo alcuni stereotipi, rappresentando anche una storia di emancipazione al femminile. Allora, qui queste due donne di cui tu racconti, quanto seguono, inseguono, rappresentano dei modelli, come dire, di emancipazione femminile? Perché essere militanti in quegli anni, certamente in una militanza totalizzante che schiaccia tutte le loro esistenze, perché Maria Bernetti poi lascerà il primo fidanzato, poi forse ne avrà un altro, e poi sempre militante anche quello. Sempre militante, vabbè, qui era anche l'unica modalità di. No? Allora, queste donne rappresentano per versi opposti dei percorsi comunque di emancipazione nel Novecento. E sappiamo bene, lo sappiamo anche noi che viviamo nel secolo successivo, che l'emancipazione spesso, lo dicono molte, molte altre donne, anche differenti, comporta momenti di solitudine ed incomprensione. La storia di queste donne è anche una storia di forte solitudine. Ecco, incontrando Maria negli ultimi anni della sua vita, un rimpianto, no? Lei è vero che è vissuta sempre in San Giacomo, nell'alloggio dei suoi genitori, ma ha rinunciato
come dire, a tutto, non solo al figlio, ma agli amori, agli agi, eccetera. È stata, ecco. Allora, si può parlare di emancipazione per queste due donne e anche, come dire, in una maniera ambivalente, lo chiedo a te, storico e uomo, e ti faccio una domanda difficile, ma sì, molto. No, allora, ma sì e no, secondo me, nel senso che intanto io parlerei di rottura di modelli, più che di emancipazione, cioè anche di emancipazione, però ecco, diciamo sono due donne che a loro modo rompono il modello, il tipico modello, no? Del, ad esempio pensiamo alla Maria Pasquinelli, poi arriviamo anche alla Bernetich, che è paradossale però, perché lei è fascistissima, no? Abbiamo visto. Qual è il modello proposto dal fascismo della donna di quegli anni? Adesso è molto banale quello che sto per dire, però come dire, quello di appunto donna focolare domestico, generatrice della, insomma, della nuova forza della nazione, esatto, eccetera. E quindi lei però, poi tra l'altro un altro aspetto che secondo me è interessante da valutare, cioè lei alla fine fa la maestra, va bene, ma si laurea, quindi è una donna che è una delle poche donne che riesce comunque anche a laurearsi e andare contro, tra virgolette, quello che era un pochettino l'idea, no, del fascismo, perché comunque sappiamo che dalla Riforma Gentile poi, insomma, per le donne la strada della distruzione non è che fosse proprio, anzi tutt'altro, è abbastanza tracciata in maniera diversa. E, no, quindi secondo me lei praticamente rompe proprio il modello, cioè lei è una che non ha nessun tipo di, appunto è allergica, tra virgolette, scusatemi, al matrimonio assolutamente, le relazioni per nulla, e sposa proprio questo ideale. E questo sono d'accordissimo quando tu dici sono vite di solitudine, perché è così, cioè nel senso che sono vite in cui ci sono pochissimi legami. Anche allora la Bernetich secondo me ha pochissimi legami proprio perché era sicuramente il partito che glieli imponeva, cioè che non le imponeva, insomma, perché poi ecco, questo è un altro passaggio importante che secondo me bisogna sottolineare, cioè lei a un certo punto non solo sposa l'ideale del partito, ma lei sposa anche completamente la clandestinità, perché questo è un altro aspetto importante, perché lei poi dal 27, prima come Tatiana, poi diventerà poi già nel 43 Marina, con un interpasso di Anna Rossi, tutti i nomi naturalmente in codice, e lei praticamente diventa una rivoluzionaria professionale, quindi qui c'è l'altro aspetto, no? Che lei va, e forse in questo secondo me l'aiuta un po' a emanciparsi, tra virgolette, il passaggio parigino, lei a un certo punto andrà a Parigi e conoscerà, insomma frequenterà da vicino Marina Sereni, Teresa Noce, parteciperà alla creazione di Noi Donne, no? Il giornale delle donne comuniste che stavano in Francia. Quindi ecco, credo che si possa dire, però anche lei alla fine ha una vita di solitudine, cioè nel senso una vita in cui i legami e i rapporti sono veramente ridotti quasi solo esclusivamente a quella che è il passaggio della politica. Poi ecco, questo è un altro aspetto, io ho cercato nel piccolo, perché purtroppo tu prima giustamente Marcella parlavi delle fonti, ho cercato anche di dare una visione, passatemi il termine emotiva, emozionale, no? delle due, laddove fosse stato possibile però, perché come dire, della vita privata, ecco, tendenzialmente. Della Pasquinelli qualcosina abbiamo le immagini, no? Abbiamo delle dediche che lei scrive da San Giusto a Trieste, anche lì appunto non a caso a San Giusto, sono sorridente a Trieste, a chi? Probabilmente a un uomo. Nel suo processo poi confiderà, no? Di essere stata innamorata di un uomo sposato, già fidanzato, e quindi poi tutto cade tutto lì. Di Maria Bernetich abbiamo già detto, insomma lei proprio per il partito rinuncia ad avere un figlio, avrà una relazione con un altro militante, tale Gaddi, che però poi appunto si farà un'altra vita, quindi l'unico passaggio relativo un po' alla sua sfera da questo punto di vista è una lettera intercettata dalla censura fascista in cui lei in sloveno scrive a un uomo, così dice la censura, ma è plausibile, vieni, ti aspetto, vieni presto. Ecco, però per il resto non ci sono altri passaggi. Però credo di sì che si possa parlare da un certo punto di emancipazione, però anche secondo me più di rottura di modelli, ecco, da questo punto di vista.
Professor Marcis, ti rubo il microfono, rubo. Però. Ma in realtà io ho letto con grande attenzione e anche passione questo libro di Enrico e se lo vedrete è pieno di sottolineature. Sono molto d'accordo che si tratti di una rottura degli schemi più che di una ricerca di emancipazione, perché se andiamo a vedere anche dalle poche parole che riusciamo a avere dirette della Bernetic, anzi no, sulla Bernetic, perché questa è una relazione che mi pare sia della CIA su di lei, sì, sì, sì. E lei arriva a costruirsi una corazza, che è la corazza del militante, come se fosse, ecco, s'avanza uno strano soldato, quello che diventa il militante professionale, rivoluzionario di professione, che unisce le caratteristiche quasi di maschile e femminile. Non dimentichiamo che lei diventa una combattente della resistenza nella fila del partigianato sloveno, è un commissario politico, è una persona che la CIA disegna come persona dura ed è stata un'università incredibile quella che lei ha dovuto frequentare, che è quella del carcere di Perugia, dove le condizioni dei prigionieri politici erano estremamente feroci. E lei stessa applica quella durezza che ha imparato a subire e a patire. È nelle mani della banda Collotti a Trieste e viene torturata. E ha pagato i prezzi che il partito le ha imposto. Io non credo che sia una strada di emancipazione. È una strada di omologazione a quello che è il modello che una società, che è quella del ferro e del fuoco, impone. La signora Pasquinelli, non dimentichiamo, forse non lo sapete, ma si traveste da maschio per combattere in Libia. Lei va con la Croce Rossa e viene espulsa dalla Croce Rossa perché contraddice una regola fondamentale. Tu sei lì per fare la Croce Rossina, non per travestirti e diventare un combattente. Ci sono delle caratteristiche di dedizione ad una causa che sono impressionanti e che parlano di un tempo che è quello che nella Seconda Guerra Mondiale porta veramente a trasformare le persone in cose, a diminuirne il grado di umanità. Io credo che sia una stagione impressionante quella che viene messa sotto la lente di ingrandimento da parte del nostro amico Enrico, ed è estremamente prezioso questo sguardo, però lo è anche dal punto di vista storico, perché all'interno di questa ricerca minuziosa che egli fa sulle carte, mi riferisco in questo caso alla Pasquinelli, l'aura che viene costruita intorno a questa militante fascista che la conduce a essere un'eroina, una Giovanna d'Arco che non si ferma di fronte a nulla, che è pronta a sacrificare la propria vita, secondo me assume un ruolo completamente diverso. Nel senso che ci sono delle assonanze tra quelle che sono le sue posizioni e quelle che nello stesso tempo il fascismo repubblichino porterà avanti, che sono singolarmente, evocatrici. Allora, nel 1942 lei è a Spalato e a fare il prefetto di Spalato è una figura che a Torino, ai noi, abbiamo conosciuto molto bene, che è Zerbino, che è il prefetto a Torino nella prima parte dell'occupazione del nazifascista. E il progetto che Zerbino porta avanti è quello di un fronte dell'ordine tra il settembre e il marzo del 44. A rompere questo progetto è una scelta dei tedeschi di drammatizzare la situazione torinese, e c'è la fucilazione del comitato Perotti. E c'è la rottura di ogni relazione con il mondo resistente, ok? Quello che fa la Maria è la stessa identica cosa negli stessi tempi dall'altra parte delle Alpi. Allora, a me pare che siano delle assonanze estremamente interessanti, così come è interessante la sua passione, la sua mania ad investigare su quello che capita con le foibe del 43. E poi, ancora nel 1944, con un nuovo memorandum, che attraverso i suoi legami con la decima MAS, con il SIM italiano, raggiungono il CLN Alta Italia, il governo di Roma, e
per sua sfortuna, anche i tedeschi, perché viene arrestata in quel momento, perché evidentemente qualcuno non è d'accordo all'interno del partito fascista triestino per questi suoi contatti e la denuncia. Rimane un fatto, però, che questo tipo di politica mi sembra che serva a dimostrare quello che tu dici molto bene nelle pagine del tuo libro. Lei ha una visione razzista del mondo slavo, ed è quasi l'azione che viene condotta contro gli italiani con gli infoibamenti, il prototipo, il rivelatore di quella che è una cultura, un'assenza di cultura di quegli uomini e di quelle donne. E allora sulla base di questo si viene a cercare un antemurale che difenda l'italianità da quello, togliendo delle responsabilità al mondo fascista. Perché se loro sono stati gli attori che hanno provocato quella politica persecutoria nei confronti degli slavi, ebbene, si dimostra essere in fondo giustificata da che cosa? Dalla loro inumanità. Se voi andate a vedere ancora come l'estrema destra oggi cerca di parlare non del dramma fondamentale di queste nostre terre, che è l'esodo senza più ritorno, ma a puntare esclusivamente l'attenzione sul tema degli infoibamenti, che noi sappiamo non essere solo quella l'unica forma di uccisione, drammaticamente, ebbene io ho la sensazione che lì ci siano dei temi che vengono avanti dall'ultimo fascismo repubblichino fino alle propaggini, a quel tentativi di far rivivere un'idea ormai morta che ancora agita alcune parti del mondo di destra. Maria Pasquinelli nel 47, quando uccide De Winton, vabbè, allora Veglio Spano, comunista, alla Consulta prende la parola e denuncia un tentativo di avviare una sorta di insurrezione contro quel mondo slavo, e il presidente De Gasperi dice no, è solo un'italiana talmente esasperata dalle condizioni in cui è costretta a vivere quell'italianità, che adotta questi strumenti abominevoli, che lui condanna. Però attenzione, per tutto un mondo, e i volantini distribuiti a Trieste di cui tu parli, mi sembra che siano, come dire, un eco non casuale di questa sua azione, insomma, ci sono dei disegni che sono estremamente importanti. Se poi Enrico vorrà raccontarci com'è il tempo della sua vita in carcere, questa donna muore centenaria, la grazia a cui si arriva, c'è un itinerario che non la dipinge come una donna solitaria, sola e esaltata, ma come parte di un mondo del quale noi abbiamo visto solo una punta, l'omicidio di De Winton. Io credo che altre fonti sarebbero interessanti ancora. Sì, allora intanto diciamo che cominciamo dal percorso di grazia, no? Che è quello più, anzi cominciamo da prima, quello è l'ultimo passaggio. Beh, allora quando tu dici solitaria finale, cioè in realtà lo dico io con il punto interrogativo, certo. Perché? Perché in effetti è poco plausibile il fatto che lei sia stata lasciata muovere, lei è stata veramente lasciata muovere in tutta tranquillità, da chi? Dall'intelligence alleata, dall'intelligence britannica, che sapevano benissimo quali erano i suoi spostamenti e quali erano il suo obiettivo, perché appunto i servizi segreti italiani a un certo punto informano quegli alleati dicendo, adesso la dico male, guardate che a Milano c'è una persona che vuole andare a Pola a uccidere la più alta carica militare. Il servizio informativo era fondamentale, e a questo punto cosa succede? Che loro la seguono negli spostamenti, la seguono, però a un certo punto smettono di seguirla perché, e qui ci sono due ipotesi, io credo che appunto non siano da scartare entrambi, cioè una è quella che dici tu, no? La possibilità di avere
forse un progetto insurrezionale, no, di resistenza, e dall'altra forse il discorso di lasciarla fare per poi vedere quali fossero esattamente i suoi legami. Però su questi i legami però c'erano, questo è indubbio, perché veramente, e vengono fuori, io poi ho consultato anche il National Archive di Londra, perché il processo lo fanno poi gli alleati, un po' la era all'epoca sotto il governo militare alleato, e quindi del processo che viene, che si svolge a Trieste se ne occupa la corte alleata, e quindi c'è tutta l'indagine svolta da chi? Dagli americani, ma direi soprattutto dagli inglesi, che sono quelli che si accontentano di meno, no? delle verità statunitensi. Quindi vanno avanti, cercano veramente la verità. Ci sono le testimonianze dei vari soggetti, dei vari corpi, no? Di spionaggio, in cui dice: no, a me hanno detto di seguirla fino a quel giorno lì, poi ho ricominciato, poi hanno detto di lasciarla perdere. Morale della favola: pare che l'ordine sia arrivato dall'alto comando a dire a un certo punto non seguitela più. Però il fatto che ci sia questa solitaria finale non è plausibile, ecco, questo sì. Poi l'altro passaggio, e questo è interessante quello che dici, è un po' la sua figura, no? Che allora quando lei uccide De Winton qualche giorno dopo per le strade di Trieste, viene stampato, diffuso un volantino in cui appunto che recitava la frase dal pantano d'Italia è nato un fiore, Maria Pasquinelli, che comunque che poi viene anche ripreso insomma ultimamente, ecco, vabbè, ecco. Perché questo? Perché attraverso la sua figura, la sua figura era un modo da parte della destra nazionalista, della destra neofascista, insomma fascista dell'epoca conservatrice, di utilizzare questa sua figura proprio per di farne un mito tendenzialmente, quasi una novella Oberdan, no? potremmo dire così. E in questo conterà tantissimo il processo, perché il processo è anche qui solitario e finale, no, perché il processo è un processo che viene mediaticamente gestito in maniera tutto sommato, come dire, non è casuale. Lei dice di non volere di volere solo un avvocato d'ufficio. E chi sarà l'avvocato d'ufficio? Guarda caso tale Giannini, che era il principe del foro, che aveva difeso alcuni esponenti dell'ispettorato del CAS, il prefetto di Trieste. Quindi era uno che ci sapeva fare, e ci sapeva fare anche mediaticamente. Qual è stata la sua prima parola? Non sono un avvocato, ma sono un italiano che difende un italiano. Quindi proprio per dare subito un'immagine ben definita. E lei è stata molto abile a non mettere in luce, sia lei che l'avvocato, nessuna delle sue tante ombre, perché dal suo processo non emerge nessuna delle sue ombre, di quello che è stato il suo credo, forse un paio di volte. E questo perché? Perché si vuole cercare di portare dalla sua parte, di creare un pathos nella popolazione italiana, proprio per far vedere come la Pasquinelli sia quella che col coraggio ha, ridato all'Italia, ha cercato di opporsi a quello che è il trattato di pace, e ha avuto il coraggio appunto di voler rivendicare, no, questi territori. E poi appunto c'è tutto il discorso del processo, della revisione, no, lei viene condannata a morte, e qui credo sia interessante quella che è la posizione degli alleati, no, degli alleati e degli inglesi. Lei viene condannata a morte, però a questo punto gli inglesi si fanno una domanda. La domanda è molto semplice: noi se questa condanniamo a morte ne facciamo una martire, e quindi faremo il suo gioco, e quindi decidono allora di darle l'ergastolo, poi ci sarà la grazia. Ecco, lei alla grazia arriva, anche qui vedete tutti i legami. Lei alla grazia arriva perché lei non ha mai voluto chiedere la grazia, però era molto legata a due figure fondamentali: il vescovo di Trieste Santin, che aveva dei contatti molto elevati, e soprattutto Gianni Bartoli, Lacrima lo chiamavano i triestini, che era il sindaco di Trieste, grande esponente della Democrazia Cristiana, e loro riescono a farle avere la grazia tendenzialmente nel 1964. Cioè lei poi a un certo punto la chiederà su intercessione del Movimento Sociale, peraltro, e però ecco un'altra cosa curiosa, poi mi fermo. Lei è stata contattata più volte, no? Almirante è andata in carcere a trovare, ecco, però lei non ha mai poi, lei la prima cosa che dice, insomma, quando esce, appunto, io della politica non voglio più avere niente a che fare. Perché? Forse perché c'è un ideale, non lo so, questo sarebbe stato facile, no? Voglio dire, la domanda che uno può farsi è questa, invece no.
E poi c'è l'alta, che però è un altro discorso, insomma. Molte grazie. Io chiederei ai nostri amici dall'altra parte del tavolo, non si può più dire? No, non è più, dall'altra parte delle poltrone. Ecco, se vi sono delle domande per il nostro amico, io ne approfitterei, qualche cosa avrei ancora da chiedere, ma preferirei sentire se ci sono delle domande che noi raccogliamo. E beh, insomma, non c'è bisogno, le riportiamo direttamente al nostro autore. Curiosità, elementi che siano da approfondire. Una domanda è là. Mi è piaciuto sapere qualcosa sulla resistenza in quelle terre estiane, dalmate, se c'è, ci sono dei siti in cui Ok, una domanda. Vediamo se ci sono altre domande. Sì, ci sono anche delle altre domande alle volte. Volevo farti una domanda al femminile, Enrico. Qui stasera dategli una. No, ma... sì, perché così si Mussolini diceva. È acceso, Così è. Mussolini diceva delle donne che piaccia, che taccia. Grazie. E che stia a casa. Nel 2016, alle elezioni studentesche a Firenze, la lista degli studenti di ispirazione neofascista vince le elezioni studentesche. Come tutti sappiamo, Forza Nuova e Casa Pound hanno 210.000-220.000 followers a testa, e le ragazze che fanno parte di questi movimenti nel 2023 si ispirano effettivamente a quel modello. Il modo di salutare come salutavano i centurioni romani, il fatto che la donna debba stare a casa, che non deve lavorare, che deve solo occuparsi della cura dei figli. Com'è possibile questo nel 2023? Complicato. Cioè, secondo me dovrebbe essere impossibile, però. Come dire. È così, però. No, ci credo. Ci sono altre domande? Nel caso? E intanto adesso risolverà queste due. No, sì. Allora, su questo non so, quello che credo è che ecco, sicuramente poi c'è anche il fascismo cambia poi, credo, intorno agli anni 30, cioè c'è poi un altro modello, il modello è quello, però abbiamo poi un modello di donna che c'è una definizione storiografica, no? Che è un topos più che un modello, che è quello della cittadina militante, che potremmo dire, che cos'è? È una donna che comunque continua, cioè si impegna all'interno della politica, non eccessivamente, non però, perché il modello doveva comunque essere quello, cioè impegnare. E oggi, ecco, come possa essere... come dire, cioè come possa essere applicata all'oggi, questo non so rispondere, cioè nel senso che io credo che è un modello, no, che è un modello che viene comunque, cioè che continua a esserci, perché veramente, ripeto, non più di qualche anno fa, adesso non mi ricordo se 2010, 12, 15, adesso la data prendetela così, però manifestazione a Trieste del giorno del ricordo, appunto, striscione di Casa Pound, Forza Nuova, dal pantano d'Italia è nato un fiore, Maria Pasquinetti, quindi vuol dire che comunque abbiamo un'ispirazione a chi? A questa donna, che però in realtà non era quella donna lì, cioè quella, ecco. Quindi ecco, cosa li spinga io non lo so, cioè sinceramente, ecco, io penso che sia, insomma, non posso rispondere per altri, io non lo, cioè, senza non lo fai, non lo faccio, ecco, non lo fai, questo rispondo per me, credo sia una cosa ampiamente, anche perché è proprio un modello che non è più consono a tutta una serie di elementi. Sulla resistenza, ma allora qui peraltro dico solo più due parole sulla resistenza, già tu Riccardo ne hai parlato molto, sì. Sul rapporto tra la Bernetti, cioè la resistenza, qui abbiamo pochissimo, perché lei non lascia molto, lascia qualche una cronaca, un diario. A un certo punto lei si impegna a scrivere un diario, una storia del partito a Trieste tra il 1921 e 48, e c'è un passaggio che riguarda la resistenza in cui lei racconta, no? Racconta una battaglia. Esatto. Quindi, e poi gli altri passaggi sono importanti, perché lei diventa una figura significativa all'interno della resistenza italiana. Slovena, italiana,
all'interno di quella di Tito. Perché, e questo già vede, io rispondo perché l'ho fatto questo discorso, perché qui ci sono alcuni passaggi che ci aiutano a capire quella che è la complessità, no, della dei rapporti tra la resistenza italiana e quella jugoslava in questi territori, che è un rapporto comunista naturalmente, che è un rapporto assolutamente, anzi direi non lineare, per nulla lineare, soprattutto a partire dal quale ricordiamo che qui resistenza slovena e croata siamo, è molto più precoce, perché siamo già nel 41. La Benetich appunto ci è andata al 43, il 44, il 45, e soprattutto ci sono alcuni passaggi che ci aiutano a interpretare quella che è la complessità proprio di questi rapporti di forza tra gli sloveni, i croati e gli italiani. Libri, guardi, ce ne sono tantissimi, cioè ad esempio uno degli ultimi volumi che ha curato l'Istituto di Trieste, c'è anche un, se lei va sul sito dell'Istituto di Trieste c'è dei video sulla storia della resistenza, quindi penso che su questi, cioè in quei territori, penso che su questo lo possano aiutare. Posso aggiungere una piccola domanda prima di passare il microfono a Marcella? E dunque, la Bernetich in un'occasione si esprime sul tema delle foibe, dicendo che era stato, adesso le parole esatte non me le ricordo, ma tu le sai, un avvelenamento, era come l'avvelenamento dei pozzi, che avrebbe segnato una divisione profonda tra gli italiani e le popolazioni slovene, croate, ma io non ho ritrovato altro. Allora, dentro al Partito Comunista di Trieste esistevano delle figure che si erano opposte alla egemonia slovena, come Luigi Frausin, come Gigante, che singolarmente vengono denunciati e scompaiono all'interno del mondo concentrazionario. Di nuovo una stagione del ferro e del fuoco, perché bisogna essere anche forse ingenui a pensare che siano delle cadute casuali. Pino Budicin di Rovigno è una formazione partigiana intestata a suo nome, ma singolarmente cadde, ucciso dai fascisti in divisa che irrompono in una piazza di Rovigno. Mi ricordo una storia torinese, non tanto diversa. Allora, ha delle occasioni nelle quali la Bernetich assume delle posizioni, come dire, più filo italiane che non invece filo slovene. Lei è la rappresentante dei partigiani italiani al quartier generale sloveno nel 1944, però poi nel 1947 la troviamo a fianco di Vidali nell'opera di italianizzazione del partito. Le due stagioni non sembrano andare d'accordo. È tutta obbedienza o c'è un pensiero personale che è rintracciabile nelle carte, o su questo non abbiamo degli elementi? Ma allora, intanto secondo me il discorso sulle foglie del 45, ecco, qui paradossalmente parliamo anche dei macro temi, no? Voglio dire, giustamente appunto è stato sottolineato come sia soprattutto l'esodo, no? Uno dei veramente dei punti, cioè, ma non che le foglie non siano, però l'esodo è veramente uno dei punti di rottura. Nel volume all'esodo vengono dedicati pochissimi accenni, ma semplicemente perché la Pasquinelli e Apola nel 46 vede le persone partire e finisce lì, cioè nel senso che non mi sono dedicato, non troverete molti passaggi relativi all'esodo. Invece è diverso il discorso per quello che concerne le foibe, sia perché appunto, l'abbiamo già detto, la Maria Pasquinelli ad esempio nel 1944, 43, 44 raccoglie questi dossier, questi memoriali, e sono veramente dei materiali molto ricchi che, ripeto, vanno codificati, però hanno dei passaggi interessanti, perché ad esempio lei intanto si rivolge a questo Manlio Grambassi. Chi è Manlio Grambassi? Grambassi è un giornalista del Piccolo di Trieste,
è colui che per primo va insieme ai vigili del fuoco di Pola a seguire, fa una sorta di reportage, insomma, delle prime esumazioni dei cadaveri dalle cavità nel 1943. E sarà lui poi a dare alla Pasquinelli tutta una serie di riferimenti di cui andare, e lei a quel punto raccoglierà tutta una serie di documentazione che poi scriverà appunto nel suo memoriale. E ci sono dei passaggi, secondo me, ripeto, codificati, io l'ho fatto, insomma, ecco, questo assolutamente, perché sono senza filtro. Ovviamente Riccardo prima ne ha letto un passaggio dall'Uccisi perché è italiano, la barbarie slava, che però sono indicativi. Però abbiamo anche tutta una serie di altri elementi che ci aiutano anche a capire, ad esempio, molte volte noi sentiamo, diciamo, insomma, abbiamo la storiografia ha ben evidenziato come le foibe fossero uno strumento di occultamento dei cadaveri, non un metodo di eliminazione. Perché? Perché i cadaveri avevano tutti, quasi tutti, colpi di arma da fuoco, esattamente come ci dice la Pasquinelli. Ci sono poi tutta un'altra serie di elementi che vanno anche da quelli numerici, voglio dire, lei non si allontana di tantissimo da quelle che sono le cifre. Quindi questa, ripeto, seppur senza filtri, da filtrare, rappresenta una documentazione che si può interpretare, a mio parere. Altro aspetto, la Bernetti. La Bernetti è altrettanto interessante. La Bernetti alle foibe dedica 3 righe, 4 righe. Lo fa appunto dicendo cosa sono state, ma praticamente una presa rivoluzionaria del territorio. Questo. Noi, Per colpa del per colpa fascismo. del fascismo, senza appunto evidenziare tutta un'altra serie di aspetti. Tu hai citato, ma come dire, non c'è alcun riferimento a quello che è stata la come dire, queste sono stagioni di violenza politica pianificata dall'alto. E questo è il passaggio, e non c'è nulla, cioè si accetta proprio l'idea. La visione del partito in cui appunto ripresa di potere rivoluzionario, eliminazione dei nemici del popolo, ma non ci si interroga neanche su chi siano effettivamente questi nemici del popolo, i rappresentanti del CLN di Trieste che hanno combattuto contro i nazifascisti vengono arrestati, deportati in Jugoslavia, in certi casi eliminati, ecco, e di questo noi non troviamo nulla. Abbiamo sia da una parte che dall'altra proprio veramente lo sposare, no? Quella che è la tesi e il tema. Nel 1947, ecco, poi un altro aspetto interessante sono i rapporti di forza tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Jugoslavo, insomma, e penso che qui il 46, il 48 sia lo spartiacque, perché prima c'era, come dire, non credo che prima ci fosse questa volontà di andare contro la Jugoslavia. Anzi, Maria Bernetich, il rapporto della CIA ci dice che va a fare, insomma, l'università, tra virgolette, in Cecoslovacchia, frequenta i funzionari jugoslavi. Poi anche lì la CIA bisogna un po' codificarla, ha rapporti con ha l'OSNA rapporti con l'OSNA, e ci posso e la anche polizia. credere, voglio dire, fino al 46-47. Nel 48 però cosa succede? Succede che il partito però ti chiede di fare una certa cosa, e il partito non è quello comunista jugoslavo, ma è quello del territorio libero di Trieste. E chi è che te lo chiede? Te lo chiede Togliatti direttamente, indirettamente, perché Togliatti cosa fa? Chi chiama a ristabilire l'italianità, i rapporti di forza all'interno del Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste? Chiama il giaguaro di Muggia, ovvero Vittorio Vidali. E quindi a quel punto dovevi schierarti, e lei, come dire, si schiera dalla parte di Vidali, che, ecco, anche lì è molto interessante vedere quella che è la lotta interna all'interno di questo partito tra le due fazioni, che viene vinta dall'ala vidaliana, che quindi certifica il reinserimento del Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste all'interno della galassia comunista italiana, ma con grande fatica. E poi l'altro elemento che io ho trovato veramente notevole da un punto di vista storico è esattamente la pulizia che viene fatta subito dopo la segreteria di Sì. Vidali all'interno del partito. C'è una gli iscritti vengono dimezzati, vengono epurati. Perché? Perché erano filo-jugoslavi. Partito perde tantissimi iscritti, ma almeno è un partito di cui ci si può fidare. E le elezioni gli danno ragione, perché nel 49, diciamo, è la seconda forza, decidono di presentarsi alle elezioni di Trieste, le prime, no, che vengono fatte dopo, perché il Triestino non partecipa né al 46 né a quelle dopo, e però il partito funziona. E da quel momento in poi, appunto, inizierà proprio il discorso della lotta alla cricca titoista, no? Come viene chiamata, eccetera, eccetera, in cui la Bernetti avrà veramente un ruolo importantissimo. E quando è, vedete anche lì il partito, quando è che finisce tutto?
quando Khrushchev si riavvicina a Tito e a quel punto Togliatti dice va bene, la Jugoslavia è di nuovo nostra amica. E tutto, come dire... E siamo al 55. E siamo al 55, esatto. Sono passati 10 anni. Esatto. Io direi che... Oh, certo, pensavo che aveste colmato la misura, ma se c'è una domanda una volentieri. Una prima osservazione su questo problema del... Mi ha incuriosito l'impedimento di parlare in lingua slovena, ma questo non è dovuto alla cattiva volontà delle persone, è un regolamento preciso della Camera, che del resto è stato applicato, ricordo benissimo, nell'85, perché conoscevo il personale, la persona che adesso è morta, con cui ero amico pur avendo delle politiche lontanissime, che è Achille Tramarin, che è stato il primo deputato della Lega Veneta, non la Lega di Bossi, che parlò in Veneto alla Camera e gli venne impedito. C'era il regolamento. Più volte tentò di farlo, ma c'è un regolamento preciso, certo, che non so quanto è nato, per cui quindi non fu una discriminazione verso gli slovini. Del resto, chi conosce la situazione delle minoranze dell'Est Europa, la stessa cosa, per esempio in Romania, dove c'è in Transilvania un'enorme minoranza di 2,5 milioni di ungheresi, dove ci sono università in lingua e scuole in lingua, questo anche già al tempo del comunismo, non solo adesso, e tutti i deputati e senatori eletti nel partito etnico, perché lì è forte un partito etnico come la nostra su Tirolo e Postpartai, che è un partito etnico ungherese, e in Parlamento parlano in ionio. Possono parlare o meno con un accento più meno forte, ma lo stesso avviene anche nei, per esempio, della piccola minoranza tedesca rimasta nel territorio prussiani della nominati prima di Breslau, cioè della Slesia, ecco, la stessa cosa succede. No, la seconda osservazione è questa figura di Vidali, perché mi ha sempre incuriosito, è una figura notevolmente ambigua, perché insomma... Troppo adesso, buono a dire solo ambigua. Insomma, la sua attività durante la guerra civile spagnola è evidente. Però io avevo conosciuto in passato un amico che era vissuto a Trieste, poi dopo veniva dal sud, poi ha fatto una carriera diplomatica, e che aveva un'ammirazione incredibile per Vidali, proprio quello lì, proprio il Vidali di quel periodo lì, no? Quello che italianizza il partito. Tante vite dentro la stessa persona. Io devo dire che direi che il nostro amico Miletto ci ha dato l'occasione di conoscere molto più da vicino questa sua opera, sperando che non sia l'ultima, perché lui ha quasi toccato ferro quando hai detto l'ultima, e noi aspettiamo la prossima. Però credo che proprio il grado di coinvolgimento in questi fatti, la passione che le due donne, le due Marie hanno riversato, il loro grado di partecipazione ideologica abbiano dato un elemento di chiarezza a quella che era la temperie, il calore politico di quei territori all'interno dei quali si sono realizzate le tragedie che oggi, nel giorno del ricordo, noi vogliamo porre al centro della nostra riflessione. E con questo io vi ringrazio per questa partecipazione, aspettando il 20° o per noi 21° anno di attività sul giorno del ricordo, ringraziando in particolare la NVGD per questa azione di accompagnamento costante agli studi che abbiamo condotto insieme, con delle differenze, questa è un'ulteriore ragione per apprezzarlo, in un momento nel quale in realtà le polemiche intorno al giorno del ricordo tendono ad accendersi e trovano invece all'interno delle posizioni della NVGD di Torino, in particolare di Antonio Vatta, sì, un avversario delle posizioni faziose, e di questo io personalmente lo ringrazio moltissimo, perché è necessario per lo studio di questi fenomeni all'interno della scuola. Le polemiche non aiutano questo nostro obiettivo di fondo. Grazie. Grazie.